La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora, questo fa parte dei ricordi di Maria, conservati nel suo cuore, meditati a lungo e raccontati ai suoi discepoli, nell'attesa dello Spirito Santo. In questi giorni e noi possiamo pensare che Maria, ricordando il momento più centrale della consapevolezza della sua vocazione iniziale, abbia riflettuto a lungo, abbia meditato a lungo sul fatto che la prima parola dell'angelo è rallegrati. Sii contenta, no? Sii piena di gioia, oltre che piena di grazia. Poi la chiamata piena di grazia, è uno dei suoi nomi, il Signore è con te. Quindi, nel momento iniziale della vocazione di Maria c'è l'invocazione, c'è l'incoraggiamento, l'esortazione alla gioia e allo stesso tempo però lei reagisce a questa esortazione con il turbamento. È un po' singolare, è un po', cioè, si tratta di capire. E poi al turbamento l'angelo le dice: Non temere. A me pare che, tanto è interessante avvertire dal racconto di Maria, da quello che lei ha conservato nel cuore, mi pare che si possa notare da queste brevi parole, tante volte meditate, tante volte così anche dipinte, o scolpite nelle opere d'arte, il momento dell'Annunciazione. Quando andate a Firenze, se andate a visitare il convento di San Marco, dove ci sono tutte le celle dei monaci in una certa epoca avevano affidato ad uno di loro l'incarico di dipingere il crocifisso nelle celle, invece che appenderlo, lo dipingevano. Questo monaco è quello che noi oggi chiamiamo il Beato Angelico, quindi visitando tutte queste celle si vedono diverse scene della crocifissione di Gesù, e tutte, ecco, quelle celle sono molto spoglie, molto povere, molto fredde probabilmente. Però questi monaci avevano un capolavoro così da contemplare, no? Fatto da uno di loro. Però prima di arrivare al piano delle celle, c'è uno shock estetico perché improvvisamente si sale su una scala e se alzi lo sguardo c'è un'annunciazione del Beato Angelico, una delle varie che lui ha fatto. E veramente. È veramente uno shock, no? Cioè uno rimane lì. Poi mi hanno raccontato che visitando quel convento, l'imperatrice del Giappone chiese di poter rimanere da sola lì davanti a quella scena e rimase lì mezz'ora a contemplarla. E se non erro, non essendo lei cattolica, mi pare che. E va bene, allora quindi là
l'arte, la musica, insomma, la letteratura, la poesia. Si sono soffermate su questa scena ed è sempre nuova anche per noi. Io noto che mi pare di poter notare che Maria non si è spaventata per la presenza dell'angelo, non si è turbata per la presenza dell'angelo. Forse per la normalità con cui l'angelo si è presentato a lei, forse per la sua consuetudine con gli angeli, forse per la sua, non so, serenità di fondo, per la sua pace, per il suo essere senza peccato, non so. E invece si turba a questo richiamo: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Penso che il motivo del turbamento possa essere ritrovato nel profeta Sofonia, che è un profeta così dei più recenti. Che probabilmente lei conosceva, che parlando di Gerusalemme, ecco, dice così. Figlia di Sion, grida di gioia Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna. Figlia di Gerusalemme si intende Gerusalemme, non parla a una donna in concreto. Re di Israele, il Signore in mezzo a te. E poi dice ancora: no, non temere Sion, in quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Solo che il Signore è in mezzo a te, nell'originale risuona come il Signore è nel tuo grembo. Allora, lei conosceva il profeta Sofonia che dice alla città di Gerusalemme: il Signore è nel tuo grembo, che poi loro probabilmente lo intendevano come la presenza di Dio nel tempio di Gerusalemme. E si capisce che lei si sente rivolgere dall'angelo le stesse parole che Dio diceva a Gerusalemme: il Signore è nel tuo grembo. E allora si comprende che possa essere molto turbata. L'angelo del Signore dice a me quello che il profeta diceva della città di Dio, però me lo dice in modo personale. E poi dice anche a lei: non temere, come pure da quel brano che abbiamo letto del profeta Sofonia, no? Rallegrati e non temere. Rallegrati e non temere. Per cui lei probabilmente ha intuito che c'era qualcosa di così grande che la superava totalmente, no? Però ciò non toglie che col tempo, meditando tutte queste cose nel suo cuore, lei possa aver pensato: la prima parola che mi ha detto l'angelo è si contenta perché sei piena di grazia, perché il Signore è nel tuo grembo, perché il Signore ti ha scelta, perché il Signore, ecco, è grande.
effetti, io penso che Maria, attraverso quello che le ha detto l'angelo, lei possa avere rivisitato tutta la sua esistenza, per esempio, secondo questa linea della gioia. Per cui in effetti la linea della gioia che sicuramente entra in lei, tant'è vero che poi lei prega il Signore con il Magnificat subito dopo che Elisabetta l'ha confermata sul fatto che veramente era la madre del Signore, che veramente era incinta di Dio, possiamo dire così, no? E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto, e lei quindi dice: l'anima mia, magnificazione, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. E forse avrà ripensato sul fatto che la prima cosa che accade quando lei entra nella casa di Elisabetta è la gioia, no? Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo, quindi basta una voce, basta un chiamare per nome, basta. Allora noi, se siamo pieni di Spirito Santo, non dico come Maria, ma in modo analogo a lei, in quanto figli di Dio, possiamo desiderare che anche una nostra parola porti la gioia, no? Una nostra telefonata porti la gioia, un nostro incontro, un nostro messaggio, un SMS, un WhatsApp, una post di Facebook, eccetera, tutte le altre possibilità, sono tante, possa portare la gioia, no? E soprattutto l'incontro personale. E dalla pienezza di Dio che porta la gioia deriva il fatto che Maria è causa della nostra gioia, cioè l'incontro con lei porta la gioia ad Elisabetta. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, no? Poi solo il suono della voce, no? Il suono del nome, no? Il suono della voce. Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E poi pensate, no, la Madonna che riflette su come si è sviluppata la sua vita anche nella gioia. L'invito alla gioia degli angeli e ai pastori, cioè questa nascita di Gesù viene detta così: non temete, dice l'angelo ai pastori, ecco. Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Nunzio vobis gaudium magnum, no? Quello che viene utilizzata questa parola per dire che è stato eletto il Papa, no? Da tanti secoli così. E quindi gli angeli dicono che la nascita di Gesù porta la gioia e quando Maria e Giuseppe lo sentono dire si stupiscono e lei conserva nel suo cuore questo mistero, no? Poi dopo io penso che Maria non sia molto contenta del fatto che sia così diffusa l'iconografia di lei con il bambino, ma un po' triste, un po' pensierosa, pensosa, no? Che con la buona volontà della tradizione iconografica di tanti pittori che volevano significare il fatto che lei già sapeva, insomma, che il destino sarebbe stato quello del servo di Yahweh, perché invece penso che le piacciono molto i quadri nei quali lei appare con il sorriso, che sono di meno, ma ci sono. Perché è il primo annuncio dell'angelo, perché rallegrati, perché il Signore è con te. Io penso che Maria abbia portato la gioia e l'abbia diffusa con il suo sorriso, con la sua
presenza di servizio, con la sua presenza attenta, con la sua attenzione sensibile, con la sua servire tutti, quello che si vede solo così, in uno squarcio, nelle nozze di Cana, la sua attenzione che serve, no? Abbia portato la gioia, abbia evitato la tristezza, no? Quegli sposi. E così lungo tutta la vita di Gesù, come hai fatto, Maria, a mantenere la gioia pure nel dolore, nell'angoscia? Come si fa a mantenere la gioia nell'angoscia, nel dolore? Il Papa Giovanni Paolo II, vi ricordate, alcuni di voi forse si ricorderanno, però questa, quando cominciò il terzo millennio, nuovo millennio in unte, ma qui non ce l'ho, quindi non importa, no? Lo citiamo a memoria. E parlò del volto, quando parlava del volto di Cristo, quando si soffermava sul volto sofferente, diceva che i santi avevano avuto, alcuni santi, no? Questo dono speciale di riuscire a vivere la gioia nel dolore, nella sofferenza, nell'angoscia. È un mistero grande, però questo mistero radica in qualche modo nell'essere Gesù, Dio, e quindi sempre presente alla visione beatifica, alla pace infinita di Dio, alla gioia infinita di Dio, e allo stesso tempo partecipare con noi della strada della sofferenza. Per questo il rosario è tutto importante, no? I misteri della gioia, quelli della luce, quelli del dolore e quelli della gloria. Però noi glielo possiamo chiedere come ha potuto lei mantenere il sorriso. Io mi immagino addirittura che sia riuscita a sorridere sotto la croce, cioè per sostenere il discepolo amato, per incoraggiarlo, pure nel dolore, nelle lacrime, eccetera, no? E ovviamente, quindi che sia riuscita a diffondere gioia durante la vita pubblica di Gesù. Nella vita cosiddetta nascosta lo stesso, però nella vita pubblica, anche quando c'erano molti contrasti, molte difficoltà, perché Gesù ha avuto molti contrasti, ha avuto molte difficoltà. Non è stato un cammino facile il suo. E lei, piena di Spirito Santo, ha saputo, come dire, obbedire a questo comando del Signore che gli diceva attraverso l'angelo: sii contenta, Maria, che charitomene, piena di grazia, perché il Signore è con te, perché tu sei, cioè quella Gerusalemme di cui si diceva, adesso sei tu. E il Signore ti ha scelto con infinito amore, sei la madre del Salvatore. E ovviamente, ecco, un momento molto importante della gioia di Maria è la resurrezione del figlio. Infatti nelle Madonne sorridenti, c'è tutta la tradizione delle Madonne, soprattutto in Spagna ci sono molte sculture, anche fanno delle processioni in questo senso, la Madonna dell'incontro, cioè la Madonna che sorridente va verso il figlio che le appare ed è piena di gioia perché il figlio è risorto e lo riempie della sua tenerezza di madre. E naturalmente noi
vediamo tutta questa gioia di Maria lungo tutti i giorni del tempo pasquale, tutti i giorni della presenza di Gesù tra noi, e pur velata dalla sofferenza, della perdita della sua presenza fisica, che sicuramente ha avuto, Maria ha avuto la perdita dello sposo, che è stata una perdita molto, molto dura. E poi ha avuto la perdita del figlio. La perdita del figlio, sì. Un giorno mi hanno raccontato un episodio forse un po' straordinario, anche se non abbiamo le prove, è di qualche anno fa, in una certa città d'Italia, che c'era stato appunto un incidente mortale. Una madre aveva perso il figlio giovane, e non vi so raccontare i dettagli, ma e non si dava pace, no? E anche dopo il funerale, lì nell'obitorio, non riusciva a staccarsi dalla bara di questo figlio giovane, anche se adulto, e nessuno dei parenti riusciva a consolarla. Così mi hanno raccontato, no? Qualche testimone oculare. E a un certo punto arriva una donna che nessuno conosce e chiede di parlare a tu per tu con lei, e invece la convince con parole simili a queste: lascialo andare, no? Anch'io ho fatto così con mio figlio. E lei, questa donna, è riuscita a convincerla. Poi è andata via, è scomparsa questa donna sconosciuta, e quella madre è riuscita ad avere una serenità insomma, imprevedibile prima, e ha lasciato andare suo figlio, no? E certo qualche credente che era presente ha pensato che fosse la Madonna. A me non sorprende questo fatto, perché la Madonna è veramente nostra madre e ci segue personalmente tutti quanti, sa tutto di noi, e se è il caso qualche volta interviene anche in modo diretto e importante. Ecco, Maria ha avuto questi dolori, no? Questi dolori così forti. Pensate che cosa vuol dire avere i compaesani. Nazareth poteva essere una città di, non so, di 3.000 abitanti, se non vorrei sbagliarmi, ma che, ascoltando il figlio che per la prima volta parla nella sinagoga e svela la sua natura di essere colui di cui parla il libro di Isaia, lo prendono e lo portano sul ciglio del monte per buttarlo giù. Forse pensando appunto che era bestemmiatore, sai, erano molto fondamentalisti in quella religione là. Però non è una cosa da poco, no? Quindi lei, lungo tutta la sua vita, ha dovuto perdonare. Ha dovuto perdonare Cesare Augusto, che ha fatto un censimento quando non ci voleva proprio, che gli ha rovinato i programmi sulla nascita di Gesù. Ha dovuto far nascere Gesù in una terra sconosciuta, lontano dalla mamma sua e dai parenti, dal corredo, dalla casa. No. E cioè, già era una situazione difficile, e questa gravidanza misteriosa, inaspettata, insomma, che qualche sospetto ce l'avevano i connazionali. E per giunta, ecco, così, e poi da soli, e poi non trovano perdonare chi non gli dava alloggio, perdonare Erode che voleva uccidere il bambino, perdonare
abbandonare i propri compaesani, quelli con cui ha vissuto tutta la vita, che li ha aiutati in mille modi, ha vissuto con loro tutte le opere di misericordia corporali e spirituali. E poi perdonare questi farisei che non capiscono, e quelli che lo attaccano, e poi i discepoli che scappano, e tutti i romani che lo maltrattano, e forse questo, questo è uno dei segreti della sua gioia perenne, no? Lei insieme con Gesù dice: perdonali perché non sanno quello che fanno. Prega insieme con Gesù, con le stesse parole di Gesù, con le stesse parole del Salmo che Gesù dice. Quindi noi, cioè, possiamo parlare con Maria e cercare di seguire il filo dei suoi ricordi, dei suoi pensieri, della sua meditazione, a partire dalla sua vocazione, la linea della gioia comunque, no? Della gioia nel turbamento. Rallegrati, e lei si turbò. Quindi è normale, il turbamento è normale non riuscire a essere contenti, è normale non riuscire a essere gioiosi quando c'è una sofferenza molto grande. Al contempo Maria probabilmente riesce a essere gioiosa dentro e anche a donare questa gioia attraverso il figlio che porta con sé anche al di fuori. E quindi possiamo chiederle un aiuto in questo senso, un segreto, possiamo chiederle una confidenza, possiamo confidarci con noi, cioè quali sono tutti i motivi della nostra vita che ci porterebbero a essere tristi, e confrontarci con lei, e lei ci dirà: anche a me è successa la stessa cosa. A volte sono cose che sono scritte nel Vangelo, altre volte sono cose che ci possiamo immaginare che siano successe. E per cui indubbiamente sappiamo che la gioia cristiana, la gioia del Vangelo, la gioia che anche, per esempio, il Papa Francesco citava proprio nel titolo e nel nucleo portante della esortazione apostolica Evangelii Gaudium, cioè la gioia di portare il Vangelo, la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù, coloro che si lasciano salvare da Lui, sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni, no? E in alcuni punti ribadiva che non dobbiamo lasciarci rubare questa gioia, no? E anche lui cita la gioia di Maria e poi di Gesù. Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni esclama: ora questa mia gioia è piena. Gesù stesso esultò di gioia nello Spirito Santo. Vi ricordate, è la Luca 10:12, è la 10:21, viene chiamato il grido di giubilo di Gesù quando vede tornare tutti i 72 discepoli che ha mandato a due e tornano a lui a raccontare i prodigi che hanno visto, e lui diceva che ha visto Satana cadere come una folgore dal cielo, cioè precipitato, no? Di fronte all'annuncio del Vangelo, e questi discepoli sono pieni di gioia, e Gesù stesso esultò di gioia nello Spirito Santo e dice: e ringrazia il Padre perché ha nascosto queste cose ai sapienti e li ha rivelati ai piccoli. Il segreto del regno, no? Il suo messaggio è fonte di gioia: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
La nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte del suo cuore traboccante. Egli promette ai discepoli: voi sarete nella tristezza, tristezza è presente nella nostra vita e si affaccia frequentemente come realtà umana, comprensibilissima e vera, alle volte come tentazione, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. E insiste: vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. In seguito essi, vedendolo risorto, gioirono. Giovanni 20, 20. Il libro degli Atti degli Apostoli narra che nella prima comunità prendevano cibo con letizia, dove i discepoli passavano vi fu grande gioia, ed essi in mezzo alla persecuzione erano pieni di gioia. Un eunuco appena battezzato, pieno di gioia, seguiva la sua strada, e il carceriere fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Perché non entrai anche noi in questo fiume di gioia? Quindi questo è un dono dello Spirito Santo, la gioia è anche un dono dello Spirito Santo, o un frutto dello Spirito Santo, se preferiamo. Gioia, pace, Gaudium cum pace. E lo possiamo desiderare, anche lo possiamo considerare di averlo, avuto lungo tutta la vita, ma poi in alcuni momenti di più, in altri di meno, in altri più facile, in altri più difficile, però possiamo anche noi considerare che all'inizio della nostra vocazione, nel battesimo che abbiamo ricevuto, o in quel momento in cui abbiamo capito, che so, per quelli che sono sposati nel giorno del matrimonio, abbiamo avuto una chiamata alla gioia, no? E questa chiamata alla gioia noi abbiamo corrisposto, però forse possiamo farla rivivere con il desiderio di corrispondere più pienamente anche dentro, con la grazia di Dio, come un dono soprannaturale, alle situazioni che di per sé potrebbero portare tristezza, fondati sull'esperienza di Maria, l'esperienza di Maria lungo tutta la vita, non solo nella croce e risurrezione, e fondati sulla discesa dello Spirito Santo che riempie di gioia i cuori dei discepoli e li riempie di forza per poter andare a comunicare questa gioia in tutto il mondo.